Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, nel video di oggi parliamo di quelli che sono stati i preferiti non dell'anno, adesso magari se riuscirò farò anche questo tipologia di video, ma i preferiti dell'ultimo periodo, parliamo di novembre-dicembre. Partendo dalla skincare, un primo prodotto di cui vi voglio parlare è questo prodotto di Kiehl's ed è un'essenza. L'essenza è una tipologia di step di skincare tipico dei rituali di bellezza asiatici, utilizzato dopo la detergenza e dopo il tonico e prima della vostra crema idratante o prima del siero. È un estratto all'iris fiorentino che è molto nutriente, quindi comunque va anche a nutrire la pelle. Penetra in profondità andando a illuminare la pelle e soprattutto aiuta moltissimo a rendere più efficaci i prodotti che andrete a applicare successivamente. E questo appunto l'ho preso da poco tempo da Kiehl's, dove tra l'altro con mia grandissima tristezza ho scoperto che non c'è più la crema corpo al coriandolo e insomma ho saputo questa cosa e mi sono molto attabbirata. Il commesso mi ha detto che proprio l'hanno tolta, quindi non c'è più. Fanno più perché. Restando in tema skincare, in tema maschere, allora una maschera che mi sta piacendo molto è questa di Dior, è della linea Dream Skin ed è la One Minute Mask. A me piace perché veramente è efficace in un minuto, quindi la mattina quando mi sveglio e ho la faccia un po' spenta, un po' grigina e voglio così andare a dare un'idratazione, una botta proprio velocissima di luminosità e di idratazione, questa la applico per un minuto, quindi metto lei il tempo che finisco di darmi la crema sul corpo e già la vado a togliere e devo dire che vedo effettivamente subito una pelle più luminosa. Sono due novità che sono di Diego Dalla Palma, sicuramente ne avrete sentito parlare, che mi piacciono molto. Queste le utilizzo invece quando voglio fare una pulizia del viso più profonda per andare un po' a fare una rimozione dei punti neri, degli strati di pelle morta, quindi c'è il Black Secret Scrub e Maschera Purificante. Questa va utilizzata in 5 minuti e già siete a posto, quindi voi andate a applicare prima il prodotto e lo andate appunto a massaggiare e sentirete appunto queste all'interno le particelle scrubanti che vi vanno appunto a sfogliare il viso. Poi lasciate il prodotto in posa per 5 minuti, quindi vi fa sia da scrub che da maschera, poi lo andate appunto a sciacquare. Invece lei è la Black Secret T-Zone Peel Off Glitter Mask. È una maschera peel off per la zona T, quindi proprio per questa zona dove si concentrano insomma, i punti neri, un po' lo schifezzo. Peel off, l'ho già detto, ma glitter, quindi è glitterata, cioè è nera, piena di glitter, è troppo bellino. E, ma a parte essere bellina è anche efficace. Allora, io in generale non amo le maschere peel off, perché la maggior parte delle maschere peel off, soprattutto di queste detox, purificanti, mi fanno male cane quando devo andarle a togliere. Questo assolutamente no. Parliamo adesso di make up. Come fondotinta io, ragazze, devo rimenzionarvi lui, che è appunto il Clarins Everlasting Youth Fluid. È un fondotinta illuminante ma anche proprio come si dice, firming, cioè tensore della pelle, quindi mi fa un po' questo effetto lifting. Per gli occhi invece tre prodotti sto utilizzando. Allora, questa che è sempre di Clarins, della palette per il Natale, dove ci sono all'interno 18 ombretti e sono tutti colori bellissimi, guardate. Adesso io il giallo non lo utilizzerò mai, però tutti gli altri sono molto molto nelle mie corde. Ecco, forse anche questo rosa acceso non lo utilizzerò mai, cioè dovrei tentare, lo so, Simo, se mi stai guardando, lo so che stai alzando gli occhi al cielo, però dai, prima o poi proverò. Poi non posso non menzionare la palette di Clio, la Beauty Love, anche lei super compatta, anche lei anche lei super utilizzata. E sono ombretti molto scriventi, molto burrosi, si lavorano benissimo, quindi insomma anche in questo caso Clio hai fatto bingo, hai fatto 100. E un altro ombretto invece, questo è un mono che sto utilizzando molto e secondo me è una scrivenza pazzesca, dà una luminosità bellissima agli occhi, è questo che è il Cameo Light Eye Color di And Other Stories, e questa è nella colorazione, non lo so, sarà il Cameo Lights, questo è il nome, penso.
No, perché qui dietro non c'è scritto nessuna colorazione. È questo colore comunque super metallizzato, sul dorato champagne, che vi dà una luminosità pazzesca ed è super super burroso, veramente. Io l'ho preso una volta che sono andata a comprare dei vestiti, a vederli comprare dei vestiti, poi non avevo comprato niente, ho comprato questo ombretto. Per le labbra sto utilizzando tantissimo sempre i prodotti di Clio. Sapete che io, allora, rossetto coprente lo utilizzo molto di rado, pochissimo, cioè magari lo utilizzo in occasione di un evento, lo utilizzo, non so, una sera che esco, però durante il giorno a me piace i classici prodotti labbra, per esempio, non so, di Clarence, l'Instant Light, questa tipologia, quindi un leggero colore, labbra effetto più rimpolpato, però non un colore forte. Io nella quotidianità preferisco così, e quindi mi trovo benissimo con questi rossetti di Clio, da quelli un pochino più coprenti, cioè i Creamy Love, a quelli invece che sono proprio dei balsami labbra leggermente colorati, quindi Coco Loki, che è quello che indosso anche adesso. Questo è un Creamy Love, quindi non è un Coco Love, quindi questo è proprio il rossetto cremoso, ed è, guardate che colore, è pazzesco, io lo amo, che bello, è il colore appunto che indosso adesso e che ho utilizzato in assoluto di più questo mese, cioè il mese scorso ormai. Altro prodotto super wow che mi ha conquistata da subito è lui, ed è il My Toy Boy di Diego Dalla Palma. Allora, innanzitutto guardate le dimensioni, allora sappiate che adesso qui sarà tutto un doppio senso, perché già appunto il prodotto in sé nasce come tutto, diciamo, l'operazione di marketing legata a questo oggetto è tutta un po' maliziosa, gioca tutto sui doppi sensi, ecco. Comunque, questo è il My Toy Boy, quindi è lunghissimo, ha delle prestazioni veramente fantastiche e ha una durata lunghissima, ecco. Qua si presta a tantissime battute. Bene, è appunto un mascara a lunghissima tenuta, guardate, uno scrollino super super cicciottoso, è un nero super intenso e fa delle ciglia wow, cioè fa delle ciglia super 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 lunghe, voluminose, e ovviamente più lo lavorate più avete un effetto wow, è veramente pazzesco. Quindi con questo, a parte che proprio tutto il pack è tutto morbidoso, ma è gigante. Adesso io non mi sono tenuta un altro mascara, ma cioè praticamente grande come la mia faccia. Voglio concludere con dei profumi, cioè che in realtà uno non è soltanto un profumo, è proprio un prodotto per i capelli trattante, ed è questo di Viewpoint, vedete sono già più della metà. È un attivatore concentrato con acido ialuronico e proteine vegetali, si chiama Air Booster. Ha una profumazione meravigliosa, quindi comunque va a profumarvi i capelli in modo celestiale. Buonissimo. In più contiene appunto acido ialuronico, quindi ve li va a nutrire, a rendere luminosi, morbidi. Io lo vado a utilizzare anche un po' sia appunto quando mi lavo la testa, quindi a capello umido, sia nei giorni successivi, un po' per andare a, come dire, dare una botta di vita ai capelli, farli un attimo riprendere, idratarli un pochino. E niente, stra consigliato. Due profumi appunto che utilizzo di più in questo periodo sono due profumi molto molto intensi. Questo è il periodo del Natale, il periodo del dove anche il profumo mi deve proprio esprimere l'idea di, non so, un maglione grosso grosso che mi abbraccia, questa sensazione di calorosità, di abbraccio, di abbondanza, di calore. E quindi i due profumi che ho scelto sono loro. Allora, questo è Kia della farmacia Santa Annunziata, ce l'ho veramente da tanto, però appunto anche lui ancora regge benissimo ed è ancora un profumo meraviglioso. Adesso vi voglio leggere però esattamente, mi ero salvata, scusate un attimo, qua sul telefono tutto.
prodotto. Chia di Farmacia Santa Annunziata è una fragranza del gruppo floreale fruttato gourmand da donna, quindi come vi ho detto è molto intensa. Le note di testa sono agrumi e note floreali, le note di cuore sono rosa, arancia, zucchero e mandorla e le note di base sono nocciola, vaniglia, ambra e muschio. L'altro profumo, che è sul genere, quindi molto sofisticato, molto avvolgente, molto molto intenso, è Lui. È di Federico Fumo. Federico Fumo chi è? Federico Fumo è il cosmetologo di Laboratori F. Laboratori F sono i laboratori ai quali io mi sono rivolta per la formulazione e la creazione delle mie creme. E Federico, che è appunto il titolare, nonché cosmetologo, nonché farmacista, nonché veramente poliedrico, è anche un naso ed è un naso eccezionale, cioè fa dei profumi artigianali buonissimi. E per Natale, quindi questo è veramente recentissimo, ma non potevo non inserirvelo, mi ha regalato questo profumo che è Rapsodia in Rosa, è un'essenza di profumo, quindi è super intenso, cioè lo mettete il mattino e veramente la sera ancora voi ve lo sentite. E adesso vi voglio leggere appunto la descrizione. E dice: Rapsodia in Rosa, ispirazione olfattiva senza schema fisso, con toni improvvisati, un poema olfattivo senza punti di riferimento, di carattere libero e variegato, virtuosistico e sofisticato. E all'interno abbiamo distillato di arancio dolce, caffè in tostatura, cioccolato fondente, rosa damascena, muschio bianco, oro metallico, menta piperita, vaniglia, resine d'incenso, mirra e ambra. Voi capite che è un profumo veramente strong, è buonissimo. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi fatto compagnia. Come sempre, se non siete iscritti al canale, se vi va iscrivetevi, attivate le notifiche perché appunto già carico pochi video. Se poi non avete attive le notifiche non sapete neanche quando appunto abbia caricato quel video. Spolliciate in su, che così insomma mi aiutate un po' a far girare il video. Vi mando un bacione come sempre e al prossimo video.